Ciao da Yemian, come vedete siamo in una veste un po' insolita e non siamo per nulla impazziti. Perché siamo qui? Adesso ve lo spieghiamo. Siccome si sta avvicinando il 25 di gennaio, che è la commemorazione del grandissimo poeta scozzese Robert Burns, che cosa si fa durante la Burns Night o la Burns Supper? Sì, raccontiamo brevemente. Si prepara una cena a tema molto goliardico, quindi ci si sta in compagnia, si beve il whisky, si mangiano delle prelibatezze tradizionali scozzesi, come ad esempio l'haggis. Questa manifestazione, che principalmente si svolge in Scozia, ha preso piede ormai in tutto il mondo, compresa l'Italia. E qual è il grosso problema dell'Italia? Che non esiste da nessuna parte una versione dell'haggis per vegani / vegetariani, e noi siamo qui proprio per mostrarvela, cercando di mantenerci quanto più possibile vicino alla ricetta tradizionale, che prevede l'utilizzo di altre cose. Ed essendo io appunto vegetariana, abbiamo deciso di intavolare, nel vero senso della parola, la ricetta apposta per i vegetariani. Bando alle ciance e diamo via la ricetta. Però prima di questo diamo fiato alle cornamuse. Questo video sarà particolare anche per questo motivo. Noi cercheremo di editarlo il meno possibile. Sarà molto spontaneo, quindi tutti gli errori che verranno fuori, sia musicali, sia nelle chiacchiere della preparazione, ve li tenete. Bocche all'interno, non mi interessa. Allora, stavo notando che però manca il coltello, forse l'ho portato di là e mi sono dimenticata di portarlo. Vabbè, prima di andare avanti con gli attrezzi, vi dirò gli ingredienti che servono per realizzare il nostro haggis vegano / vegetariano, non adatto assolutamente ai celiaci. Vi presento gli ingredienti. Allora, funghi, champignon vanno benissimo, una cipolla, io ho usato quella dorata. Poi abbiamo le lenticchie, precotte, quelle in barattolo vanno benissimo, ma se le volete cuocere da secche anche vanno bene. Un mix di spezie, pepe, quattro stagioni, gentilmente offerto dal nostro supermercato Penny. C'è della noce moscata, il coriandolo, che io qua ho in un barattolo di pepe, ma sono semi di coriandolo che trovate un po' dappertutto, insomma. Ricapitolando, pepe, coriandolo e noce moscata, infine ci andrà anche il sale. Poi c'è dell'avena, dei fiocchi d'avena, che io ho precedentemente passato nel mixer, perché mi serve anche la parte farinosa dell'avena, non soltanto il, diciamo, il fiocco intero. 50 grammi di fiocchi d'avena. Poi abbiamo 50 grammi di orzo, che ho precedentemente cotto, un mezzo bicchierino di vino bianco per fare il nostro sfumato, un banalissimo dado vegetale che servirà al nostro brodo di cottura, poi dopo ve lo dirò, un porro che non è previsto nella ricetta originale, però a me piace assai il sapore del porro, quindi ce lo aggiungerò. Poi abbiamo della salsa di soia che servirà sempre per fare insaporire, diciamo, tutto il composto, dei fogli di riso, perché voglio fare un esperimento che non ho fatto prima di adesso, voglio vedere se mi riesce, dell'olio d'oliva e basta. Con gli ingredienti abbiamo finito. Ci serviranno come attrezzi una bellissima cucchiarella, padellone, una padella, un frullatore,
e poi carta forno e carta alluminio. Vi devo fare un paio di precisazioni. Di tradizione l'haggis non prevede un soffritto, ma andrebbe la cipolla a crudo. Io andrò invece a soffriggerla perché la digerisco poco. Io comincerei ad affettare i funghi. Il coltello, in teoria il fungo dovrebbe essere tagliato in piccoli pezzi, però io vi dirò una cosa molto più semplice da fare. Tagliateli grossolanamente, anche quattro parti vanno benissimo, e poi dopodiché li passate direttamente al mixer. Non è nel mio interesse farvi vedere come andrò a cuocere in padella le cose, eccetera eccetera, ma semplicemente vi faccio vedere i passaggi basilari. Poi, non essendo questo un canale culinario ma un canale principalmente musicale, io mi limiterò a darvi soltanto i passaggi principali e gli ingredienti principali. Ma siamo fortunati, abbiamo trovato una coccinella in un fungo, sperando che non sia morta. È morta! Oh, piccola. Dobbiamo fare il funerale alla coccinella. Dobbiamo fare My Immortal Memory alla coccinella. Alla coccinella. Coccinella, ci hai portato tantissima fortuna in questi 2 anni. Grazie. Ci può vedere il mio bel frullino, il mio bel frullatore, e vado a posizionare i miei funghi all'interno. Vabbè, per ora mi fermo, vado a fare questa cosa e torno. Allora, come vi dicevo, bisognava mettere i funghi nel frullatore, ma il mio frullatore ha deciso di abbandonarmi, non che si è rotto, non mi ha voluto aiutare. Quindi adesso lascerò il tagliere al nostro caro e buono Emilio. Quello che siamo riusciti a passare nel frullatore lo mettiamo nella ciotola, che è tipo questa pappetta scura che non doveva venire proprio così, però non fa niente. E più o meno i pezzettini dovranno essere, se lo fate a coltello, dovranno essere di questa grandezza. Cedo il tagliere al pro Emilio, ti raccomando, fammeli piccoli piccoli piccoli. Io adesso recupero il tagliere piccolino e comincio ad affettare la cipolla, perché paradossalmente ho cominciato proprio dai funghi, che era una cosa che doveva essere messa dopo in padella. Invece la prima cosa che va fatta giustamente è il soffritto. Torno subito. Eccomi qua. Anche questa deve essere messa all'interno del frullatore e venire tritata grossolanamente. Se volete vedere come è fatto un haggis, diciamo, c'è un sacco di letteratura su internet, quindi trovate l'impossibile. Di base è un insieme di questi tre organi, fegato, polmone e cuore di pecora, che vengono bolliti all'interno di un brodo di carne, o comunque semplicemente bolliti con dell'acqua normalissima. Dopodiché tutto questo insieme di organi viene passato nel tritacarne, quindi dovete immaginare che la consistenza sarà come quella della carne macinata in pratica. Dopodiché viene aggiunta la cipolla cruda, l'avena e le spezie, basta. Viene diciamo passato ben bene, quindi in modo che tutti gli ingredienti vengano miscelati come si deve, e poi viene rinchiuso nello stomaco di una pecora o all'interno del budello animale, perché poi alla fine è un vero e proprio insaccato. Grazie. Emilio nel frattempo mi ha tagliato i funghi. Io sono molto contenta di questa cosa. E io chiederei quasi quasi a Emilio di accompagnarci con un altro brano. Perché la cosa bella di questo video voleva essere proprio questo, no? Cosa ci fare sentire? Non lo so. Bellissimo. Prima che Emilio inizi a suonare, anche questo, anche il porro è facoltativo, nel senso, se a voi piace potete aggiungerlo tranquillamente, ma se non vi piace la cipolla va benissimo. Thank you.
sincronizzati. A me pizzica un po' il naso, penso anche iniziando a lacrimare leggermente. Questa era stata l'emozione, perché quando sono Emilio mi emoziono sempre, diciamo, su questi miei timpani. E niente, preparato con abbondante olio di oliva il nostro trito di cipolla e porro, io vado a soffriggere e mi porto anche il vino, perché andrò a sfumarlo con il vino bianco. A dopo! Allora, il nostro soffritto è stato fatto, leggermente imbiondito, e adesso, siccome ho lasciato il gas acceso, faccio questa manovra veloce. Inserisco i funghi, dopodiché li lascio andare un po' sul fuoco insieme al mio soffritto e dopo torno per aggiungere lenticchie ed orzo. Soltanto alla fine andranno le spezie e l'avena. Vado a tirarmi un attimo i funghi con il vino che ho portato di là e... un cucchiaio, massimo due cucchiai di salsa di soia, e ci vediamo tra poco. Allora, abbiamo fatto andare i funghi con il soffritto di cipolla e porro, e adesso, prima che mi si raffredda, perché ho sempre il gas acceso di là, aggiungiamo le lenticchie e aggiungiamo l'orzo, 50 grammi di orzo bollito, però lo dovete pesare da crudo. Adesso andiamo di nuovo di là in cucina a far tirare un po' il sughettino, se necessario lo allunghiamo un po' con un po' di acqua. Di là ho portato anche la salsa di soia e mentre andrà insomma tutto il composto insieme, aggiungerò anche i due cucchiai o un cucchiaio di salsa di soia. A dopo! Siamo quasi verso la fine, questo è il risultato del nostro mix di lenticchie, orzo, soffritto di cipolla, porro, olio d'oliva ovviamente, salsa di soia, e non ho aggiunto sale perché quando ho bollito stamattina l'orzo già glielo avevo aggiunto in cottura. Adesso noi andiamo a trasferire questo composto in una ciotola, perché adesso dobbiamo fare l'operazione finale. Allora, con Emilio ci chiedevamo prima, mentre stava andando il nostro composto sul fuoco, se farne due porzioni o farne una grande, perché è vero che questa è una porzione che non è per tante persone, due va benissimo, forse anche quattro. Anche quattro. Perché comunque va accompagnata con dei contorni, patate, tipo purè di patate, e purè di cavolo rapa, se non erro. E il nome tradizionale è il Nix and Tattis. Raggiungiamo l'avena con il nostro mix di spezie. Si sente tantissimo la noce moscata. Ho un po' esagerato forse con la noce moscata, però non fa niente. Ora si farà questa operazione di amalgamare l'avena a questo bel compostino qua, fin quando non diventa un po' più asciutto, perché l'avena in cucina. Allora, c'è da fare una premessa, questo lo dobbiamo dire per forza: né io ovviamente né Emilio abbiamo mai assaggiato l'haggis tradizionale, solo quello vegetariano. Tra l'altro abbiamo assaggiato quello della McWilliamson, dovrebbe essere, che ha sede ad Edimburgo, e loro hanno lanciato la linea di haggis anche vegetariana, e niente, abbiamo assaggiato solo quello. Quindi noi il sapore originale dell'haggis tradizionale non lo conosciamo. Allora, io direi che la consistenza così va bene, molto, molto così, appiccicosa, facciamo un po' di... questo rumore qua deve fare. E procedere anche a un assaggio per capire di sale com'è e anche di spezie. Passo successivo, che è un po' più complicato.
adesso voglio fare un esperimento. Io ho provato a comprare i fogli di riso perché una volta bagnati hanno la consistenza un po', diciamo, di che ricrea un po' un budello. In teoria avrei potuto anche comprare, il budello sintetico, però io non mi fido dei macellai. Alla fine, per rimanere anche sempre in tema, non riesco ad aprire questa cosa, mi ricordo la forbice, grazie, in tema vegano, ho detto proviamo a fare l'esperimento con i fogli di riso. L'altra opzione invece è semplicemente prendere un foglio di carta forno, nel frattempo apro queste, e a sto punto io direi, visto che è parecchio il composto, proviamo a farne due piccolini. Facciamo in questo modo. E andiamo a mettere metà del composto e cerchiamo di dargli, diciamo, una forma a salsicciotto. Ci delizi? Un pochino, così per assicurarci una forma, diciamo,
albumino simile a quello che è originale. E andiamo a chiudere. Vediamo un po'. A posto, direi che ci siamo. Ora, utilizzando questa stessa carta forno senza buttarla, rifacciamo di nuovo il salsicciotto come quello di prima, perché poi voglio vedere la differenza che passa tra i due. Allora, noi andiamo a mettere questo qui nel brodo insieme a quell'altro e rispettivamente dovranno stare tutti e due per una ventina di minuti a cuocere. A dopo! Vegetariano.